Farso è una persona molto nota nel nostro territorio, chiamato anche il pirata. Ci può cominciare a dire perché è chiamato pirata? Allora, mi sono autodefinito perché come un vero pirata ho una... Allora, prima di iniziare volevo salutare tutti, vi ringrazio di essere qua, volevo ringraziare l'associazione Interagire che mi ha ospitato, mi ha scelto come testimone di un'invalidità, di un tipo di invalidità, come ha portato questa ragazza qua che mi aiuta nelle mie imprese, lei sarà la portavoce, questa qua, questa sera qua come portavoce dei miei amici che mi aiutano, che sono una ventina e lei, diciamo, parlerà un po' per tutti loro, sono il mio valore aggiunto, sono la mia ciurma, siamo appunto parlando del pirata, loro sono la mia ciurma, siamo tutti per uno, per tutti. E perché il pirata? Perché io ho una bellissima famiglia ed è un po' come l'isola dove il pirata si nasconde. Io mi sento sicuro, protetto, però ho trovato nello sport questa voglia di avventura, di libertà, che è il mare aperto, in questo caso è l'asfalto, la strada, e con la mia ciurma riusciamo a fare queste imprese che hanno sapore dell'impossibile, e grazie a loro, a questo mio valore aggiunto, riusciamo ad avere, abbiamo fatto di uno sport individuale uno sport di squadra, è una cosa molto bella per me e che dire. Le faccio un'altra domanda, si dice che lei è un uomo che ha vissuto due volte, ci può spiegare perché? Allora, io fino a 40 anni ho vissuto una vita normale, come possono vivere tutti. Sono sempre stato un ragazzino vivace e dentro di me c'era questa indole sempre di avventura, di libertà, fin da bambino, da ragazzino. La sono portata avanti nella mia vita. Avevo questo simbolo della tenda canadese che poi sono riuscito ad operare in mia moglie. Per capire poi la mia indole, avevamo comprato anche una moto di grossa circondata, facevamo le vacanze in tenda, giorno qua, giorno là. E questa indole è rimasta ancora adesso, ecco. Se vado, quando vado in vacanza con mia famiglia, non riesco a stare in un posto, devo comunque muovermi, stare in movimento. Avevo anche un lavoro che mi permetteva di esprimere questa mia... modo di vivere, perché facevo il magazziniere e dovevamo uscire a scaricare i camion con l'acqua, con la neve, con il sole, e questa cosa qua mi rendeva comunque libero. E poi ecco, a 40 anni questa mia malattia che si chiama retinite pigmentosa ed una degenerazione delle cellule della retina, a 40 anni ho cominciato a galoppare e a 43 ho perso il lavoro, sono andato in invalido, in invalidità civile, come ipovedente, e a 45 anni il campo visivo si è chiuso definitivamente e lì la mia prima vita, diciamo, che se n'è andata. Se voi provate a fare un esperimento, provate a chiudere gli occhi 10 secondi e pensate di come siete entrati dalla quella porta, dovete uscire. Quindi capite proprio che la vostra vita è finita. Sono entrato in un periodo di esaurimento e quindi non è stato facile superare la prima fase della mia seconda vita. Grazie. Un'altra cosa volevo dire. Lei dice, so cosa vuol dire aver bisogno degli altri. So cosa significa dover essere aiutato nel quotidiano. Io le domando, lei si sente disabile? Diciamo che la
prima fase della mia vita mi sono sentito molto disabile, perché perdi la tua autosufficienza, perdi la tua autostima, e anche se hai una bella famiglia dietro le spalle, comunque arrivi al tuo cancello, alla tua cassina della posta, perché lì ci arrivi, però dopo trovi un baratro e che da lì non puoi uscire. Una persona come me, che era abituata ad andare a destra e a sinistra con questo spirito di avventura, io mi sentivo morire. E da lì, dopo 3 anni, perché io sono venuto circa nel 2005, 45 anni, dopo 3 anni è successo un piccolo miracolo, credo io, perché eravamo su una strada sterrata e lì è passato un angelo che correva, e era travestito da runner, e mi sono innamorato di questa cosa. Questa persona che correva sembrava che volava sui suoi piedi, e è stato un amore a prima vista, diciamo primo udito, prima che a prima vista. Comunque questa cosa qua, di questa cosa ne ho parlato con un mio amico, che comunque lui faceva già maratone, però per me erano, diciamo, un extraterrestre, io non volevo fare maratone, volevo fare questa ebbrezza di volare sui miei piedi. Siamo partiti con questa impresa e per me è stata come una droga, perché dai primi passi che ho mosso di corsa mi sembrava proprio di essere quell'angelo che mi aveva sfiorato travestito da runner, e volavo sui miei piedi. Lo sport mi ha fatto ritornare il sorriso, mi sentivo libero e c'era quel senso di avventura dentro di me che non mi mollava. Il problema dopo è stato che questa medicina è diventata una droga. Il problema è fermarsi. Si è parlato tanto dell'importanza delle relazioni e della comunità. Lei ha qua un angelo biondo di fianco. Che ruolo ha avuto nella sua vita? Diciamo, allora, parlo a nome di tutte le guide, siamo tante, che lo hanno incontrato, perché per prima cosa c'è stato un incontro. Poi è vero, la passione per la corsa ci ha uniti, ma correre con lui è speciale, perché ti fa venire voglia di correre chiudendo gli occhi. Perché lui è un GPS umano e sa trasmetterti cose oltre alla corsa che solo persone con una disabilità come la sua possono sviluppare. Per cui a volte tra i due, tra lui e le guide, non si sa bene chi è più disabile, perché ci troviamo in certe situazioni che fanno i sali, che fanno anche ridere, perché tante volte l'ultima gara, ad esempio, ve la racconto perché è proprio recente, corravamo con tutti e due con gli occhiali e lui mi ha detto: adesso ti faccio uno scherzo. Siamo passati in un centro cittadino abbastanza popolato che faceva il tifo, e lui si è messo a urlare: brava Miriam, fate dei complimenti, perché lei non ci vede, corre. Veramente io non me l'aspettavo, ma ho percepito quello che può sentire lui, cioè la forza, la carica, la gioia del tifo che fanno per una persona che comunque ha superato una disabilità. Fausto lo conoscono tutti, non solo qui, è quasi internazionale, perché alle gare in cui ci iscriviamo lui non si stanca di parlare con le persone, di rispondere alle domande, e tante volte inconsciamente la domanda è: ma come fa lui, un passo dopo l'altro, la forza di volontà
l'amicizia forte che poi ha saputo tessere con tutti noi che facciamo da guida è quella forza che ci porta ad uscire con lui a correre. Ci lega un cordino, ma vi garantisco che se non ci fosse prima l'amicizia, il rispetto e comunque la grande stima reciproca, non si potrebbe fare niente. E a volte questo cordino sembra che neanche ci sia, perché oramai corriamo da più di 10 anni e non c'è bisogno neanche di dire più destra, sinistra, addosso, rotonda e... No, c'è bisogno. No, ecco, c'è bisogno perché basta poco e si va a terra o comunque si va a sbattere. E la fiducia che lui dà a tutti noi ci ripaga dello sforzo. Sì, no, loro sono i miei valori aggiunti, veramente, mi hanno accompagnato in tante imprese e ci tengo, abbiamo fatto, tra l'altro, una cosa bella che ho fatto con loro, che mi hanno aiutato a fare, perché io comunque sono un ultramaratoneta, Miriam mi ha accompagnato nella mia prima ultramaratona, che è da 100 km del Passatore, è una gara massacrante che parte da Firenze, arriva a Faenza, oltrepassando l'Appennino Tosco-Emiliano. Per renderla più faticosa, l'ho fatta partire alle 3 del pomeriggio e con lì tutta la notte. E lei ha avuto l'onore di portarmi gli ultimi 30 km per la mia prima volta, ed è stata veramente una cosa bellissima, poi per tutta la squadra, perché tutti questi miei amici che mi aiutano, da chi mi aiuta a fare solo 10 km, chi mi aiuta poi a farmi 30 o 40, tutti assieme poi da casa sono lì ad aspettare che io arrivi, perché appunto, come ho detto prima, abbiamo fatto tutti assieme uno sport singolo, uno sport di squadra, è una cosa veramente emozionante. Però devo sottolineare una cosa, perché poi nel frattempo è arrivato anche il tandem e anche lì la droga dello sport, la droga che mi faceva stare bene, ci ha portato a fare giri da 300 km. La prima volta abbiamo fatto il St. Moritz, poi per rifarlo un po' meglio abbiamo fatto la seconda volta, poi mi bastava solo il passo del Maloja, abbiamo fatto anche 300 km facendo il passo dello Studio in più il San Bernardino. E l'anno scorso abbiamo raggiunto i 350 andando a espugnare il Bernina in un giorno. E poi viene mia moglie che è a casa sempre in pensiero, perché avere in giro una persona così lontana è veramente impressionante. Però dietro a questi numeri ci sono due gare che vorrei sottolineare, che mi hanno lasciato veramente una bellissima emozione. Loro lo sanno, mi hanno aiutato. Ho fatto nel 2018, ho aiutato a fare una maratona a una nostra amica in carrozzina. Una storia molto lunga che adesso non sto a dire, però ho voluto essere io in prima persona a spingere questa nostra amica, perché io so cosa vuol dire essere aiutato a fare una cosa che mi aiuta a star bene, e io per far star bene questa mia amica volevo essere io in prima persona. Ci siamo messi d'accordo, ci siamo allenati, avevo due guide ai miei fianchi perché la responsabilità per me era grande, e questa è stata secondo me la mia prima vera bella maratona. La seconda è stata a 7 di aprile quest'anno, Luca Capelli, che è un educatore della Gora 97, mi ha invitato per questa raccolta fondi che hanno fatto alla Gora 97 per incrementare l'aiuto che danno alle famiglie, e siamo riusciti con le squadre. Ho fatto la maratona, loro, anche Miriam era nel gruppo delle staffette,
e abbiamo fatto questa raccolta fondi per loro e per me è stata una cosa molto bella che rifarò anche l'anno prossimo, come voglio rifare la mia avventura come spingitore. Grazie. Ecco, questa sera ho parlato della mia vita, il mio messaggio che voglio dare alle famiglie e alle persone che hanno disabilità di avere fiducia che anche per loro sono sicuro che passerà questo angelo che non è detto che abbia le scarpe da runner, ma quando passerà tendetegli la mano che vi aiuterà. Ecco, quello è il messaggio che voglio dare, è importante alle persone disabili e alle